Ma siamo in America! No, perché tu devi sapere, come ti chiami, scusa? Ertiglia. Ciao, buonasera. No, buonasera. No, tu devi sapere che in America abbiamo un ascolto molto alto e quindi gli americani avranno si ballato... Si sono sentiti a casa. Sì, ma lui è americano, eh? Lui è di Los Angeles. Sì, certamente. Oh, adesso, ragazzi, facciamo una cosa. Intanto salutiamo gli amici a casa, Tambur Battente Show, ringraziamo il nostro regista Francesco Dardari e Thomas Tassinari. Mi fai un pezzettino perché adesso la metto alla prova, un pezzettino. No, ma quale no, prova? No, no, vieni qui, vieni qui. Dai, 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 dai. Hey! No. Fantastico! Vieni, sono meglio con la tarantella. Vieni, 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 no, perché lei è di Napoli, Napoli, più o meno. Vieni. Di Napoli, allora. Fantastico, fantastico. No, Battipaglia. Battipaglia, Battipaglia in provincia di Salerno, Campana, sì, in generale, sì, quindi Campana. Va bene la Tarantella. Evviva Napoli! Quante TV, quante TV. Allora, tu io devi sapere, resto prego. Con questo cappello. Resto con quello. Dei resto Crazy con... Bulls. Sì, ringraziamo anche Nicola Mauro Marino, che è il nostro
addetto, diciamo, lui cura le relazioni con tutte le nostre TV, e salutiamo tutti i nostri editori. Tu non conosci questa splendida fanciulla, lei non è campana, ma potrebbe essere campana, potrebbe essere pugliese, potrebbe essere lucana. E invece? Perché lei è internazionale. Lei si è inventato una cosa molto bella, lei ama molti bimbi, è innamoratissima, crede all'amore eterno, e credendo nei bimbi si è inventato una roba che anche questa è internazionale. Tra l'altro va il programma Le Vocine di Castrocaro, va in onda nelle stesse TV di Tambur Battente. Come è nata l'idea? Vocine per i bimbi. Come è nata l'idea? Katia Conficconi. Buonasera, ciao Daniele. Grazie, ciao. Che meraviglia. Prego. Niente, io sono di Castrocaro, non sono campana. Sì, però sono. Sono romagnola. E 12 anni fa scrissi una lettera al sindaco di allora dove dicevo: siamo la città della musica, abbiamo un festival molto importante che ci ha reso famosi in tutta Italia e anche fuori. Secondo me manca un qualcosa dedicato ai bambini. Ai bambini. E subito ci ha pensato. Le vocine, bello, no? Le vocine di Castrocaro. Grazie anche all'aiuto dell'amministrazione comunale, insomma, hanno detto vai, comincia, organizza, comincia tu in base alle idee che hai, vedi cosa vuoi fare. E da lì abbiamo cominciato, insomma, 12 anni fa è iniziato questo festival che è partito effettivamente in sordina, era inizialmente rivolto ai bambini di Castrocaro e comuni limitrofi, poi si è allargato sempre di più, hanno cominciato a voler partecipare bambini di fuori provincia, fuori regione, e adesso è diventato effettivamente un festival importante a livello nazionale, vengono bambini da tutta Italia, ci sono in corso attualmente selezioni un po' in tutte le regioni d'Italia, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, tutte le regioni, soprattutto le più lontane, stanno organizzando le selezioni. Un concorso considerato un concorso prestigioso, importante, e ogni anno cresce sempre più. Poi tu, Daniele, sei testimone di questo sviluppo, di questa crescita, sì, del festival, sì, sono testimone. Perché fai parte, avendo partecipato, dopo come c'è una presentatore. Sorpresa. Amici, amici che siete a casa, dopo ci sarà una sorpresa, non andate via, ci sarà una sorpresa. È un progetto che parte da Luca Medri e dalla qui presente Katia Conficconi, progetto naturalmente delle vocine, che qui vi sveleremo, un progetto veramente carino. Sì, no, ci tengo a precisare che siamo quattro persone che ci siamo messi insieme, quindi romagnoli Luca, due. Luca Medri, ricordate Coracanè, ecco Coracanè, Luca Medri e Katia Conficconi, poi appunto, ed io, più altre due persone fanno parte della produzione, Antonello, che è un ragazzo del Molise, e Franco Macciariello, ecco, nostro sempre collaboratore della Toscana. Mi raccomando, fra un po' arriverà la sorpresa. Oh, intanto Rosalba Corti, Solo per un'ora, è un romanzo. Lei ha detto: io mi voglio regalare un romanzo. Io ti ricordo che alcuni giorni fa ti dissi: bisognerebbe nella vita piantare un albero, scrivere un libro e fare un figlio. Allora, lei ha figli? Sì. Ha figli? Ha scritto un libro? Hai piantato un albero? No, ancora no. Ecco. C'è tempo. Di piantare un albero. Facciamo vedere, ecco, perché Solo per un'ora? Perché queste donne, che sono le protagoniste di questo mio romanzo, il mio ultimo romanzo, pensano di riuscire in solo per un'ora ad evadere dalla routine quotidiana e a trovare uno spazio per se stesse. In realtà si tradiscono e tradiscono. Tu che ho letto nella tua biografia, poi ti conosco perché, insomma, sei una scrittrice, ma poi tu comunque come lavoro lavori presso un ipermercato? Sì, lavoro presso un ipermercato Conad, penso che si possa dire, a Rimini. Non c'è problema. Però io so una cosa, che Rosalba è la Carrie Bradshaw, non so per chi segue Sex and the City, della Romagna. Esatto. Perché la Carrie Bradshaw della Romagna? Perché ha una rubrica da 5 anni sulla Voce di Rimini, che è un quotidiano molto seguito. Ah, quindi le donne ti scrivono? Mi scrivono tutti i lunedì, io cerco di rispondere a queste... A volte mi viene da dire povere disgraziate, ma in realtà sono donne, anche gli uomini. Anche uomini, ultimamente anche molti uomini. E qual è la domanda più frequente? Che cos'ho che non va? Perché mi ha piantato. Mi ha piantato, che cos'ho che non va?
Questa è una domanda frequentissima. Voi donne, cioè, la colpa è sempre delle donne. Guarda che degli uomini che sono i responsabili. Assolutamente sì, certo. È vero o no? Però diciamo che abbiamo un bel concorso di colpa anche noi. Perché? Perché ci facciamo dei film e invece basterebbe guardare le persone così come sono realmente a volte. Perché voi vi innamorate sempre degli uomini un po' mascalzoncelli? Esatto, una delle domande più frequenti è perché ho un uomo stupendo che mi adora, ma io mi sono innamorato di uno che non mi conta. Ti fanno delle confidenze anche al supermercato? Sì, questo sì. Sì. Come questo... dalla parrucchiera. Questo succede. Succede, magari all'inizio si vergognano un po', poi dicono, sai, io la seguo. Quindi tanto c'è la fila, so no? Che... Beh, è un reparto ottica, quindi diciamo sì. Si può fare, allora. Si può fare. Quindi vogliono vederci chiaro e vengono appunto. Anche per chiedere consigli a me. Mai una signora che ti abbia invitato a cena per spiegarti bene, per chiedere consigli? Sì, succede, un caffè, cena, dopo l'aspetto fuori perché voglio raccontarle la mia storia. Sono un po' una psicologa... mio malgrado, perché non sono laureata in psicologia, quindi... Ma la cosa più strana che ti è successa? La cosa più strana che mi è successa, dunque, è successo che un uomo... ti ha corteggiato? Può succedere, quello può succedere, ma sono sposata da 30 anni, quindi dopo poi lì stoppo subito. Mi è successo che un uomo mi chiedeva... costantemente come mai usciva con una ragazza e poi non riusciva a concludere. Ho scoperto poi col tempo, conoscendo questa persona, adesso non so, non vorrei creare la verità, però si lavava poco. Ah, ecco, di conseguenza, quindi ragazzi, la scarsa igiene era un motivo che sembra banale, ma in realtà una donna ci guarda molto queste cose. È vero, è vero. Questa è stata una cosa veramente curiosa. Il tuo strana. Fidanzato si lava. Bravo. Okay, adesso Roberto Garaventa. Roberto è un grandissimo. Adesso l'ultimo, ha scritto tantissimi libri. L'ultimo è Religiosità senza dogmi. Sai, parlare di religioni, perché senza dogmi? Perché senza dogmi? Perché in base, dal mio punto di vista, alla base di tutte le possibili religioni che esistono nel mondo, e anche quelle in fondo laiche, c'è l'idea di fondo di una realtà diversa da quella che noi conosciamo, che possa in qualche modo superare, eliminare tutti quelli che sono gli aspetti negativi dell'esistenza. Religiosità ha sempre a che fare da un lato col tema del male. Le religioni promettono da sempre una liberazione dal dolore, dalla sofferenza, dalla morte, dalla violenza. Ecco, tutte le religioni hanno questo di fondo, anche se poi presentano questo ideale, sia il buddismo con Nirvana, sia la tradizione nostra col paradiso, col regno dei cieli, sia le tradizioni anche laiche, perché in fondo religioso è anche per esempio un messaggio classico come quello del marxismo, l'idea di pace, l'idea di superamento di tutte le contraddizioni, è un messaggio religioso perché è un mondo utopico, è un mondo diverso da quello che conosciamo. Ecco, alla base di tutte queste varie forme di religione, diciamo di tipo laico e non laico, c'è questa idea di un orizzonte ultimo di senso a cui noi tutti tendiamo, perché quando noi cerchiamo di mettere una pezza a qualcosa di sbagliato, cercare di mettere in qualche modo soluzioni a dei problemi, è che in qualche modo presupponiamo la possibilità di costruire un mondo diverso. Ecco, alla base di tutte le religioni c'è questo, e quindi se c'è questo bisognerebbe che le religioni cominciassero a smetterla di pensare ognuna di avere lei la vera risposta, la vera soluzione, perché a questo porta invece poi ai conflitti come noi sappiamo in questo momento. Oh, Roberto, senti, ma tu ci credi quindi in Dio, oppure sei... E secondo me nella religione Dio non è l'elemento centrale. L'elemento centrale è appunto questa dimensione di pensare una realtà diversa, perché in realtà quello che c'è alla base di tutte le religioni, pensiamo al buddismo, perché il buddismo non è una religione dove c'è una figura di Dio fondamentale.
C'è l'idea però del superamento del dolore, della sofferenza, l'entrata nel nirvana. Alla base di tutte le religioni c'è soprattutto questa idea, cioè l'idea di un mondo diverso, di una realtà utopica, dove vengono superate tutte le contraddizioni, tutti i mali, tutte le sofferenze. Che poi ci sia anche un Dio, ogni religione poi guarda caso vede un Dio diverso. Quindi non è certo l'elemento fondamentale. Dopo torniamo, anche perché tu tornerai nelle prossime settimane, perché rimarrà con noi per qualche settimana. Tu ti trovi bene qui a Russil. Qui siamo nel teatro comunale della città di Russil. Lei è qui già da alcune settimane. Che mi ospita già da un po' di settimane, esatto. Bello. E si sta veramente molto bene, sì. Devo dire. Allora, adesso presentiamo questa sorpresa. Tu le hai accompagnate a Malta, al festival. Festival molto importante, internazionale. Il festival... Eurovision Song Contest, Junior Eurovision Song Contest, è praticamente la massima vetrina per ragazze che come piccoline, loro piccoline. Di 14-15 anni. Firmato le liberatorie genitori. Hanno partecipato 16 stati d'Europa, quest'anno si è svolto a Malta, poi quindi vedremo... loro rappresentavano l'Italia. Loro rappresentavano San Marino. San Marino. San Marino, sì. Ah, San Marino. San Marino. Ho capito. C'era in rappresentanza dell'Italia Vincenzo Cantiello, che ha vinto. Che ha vinto. E loro invece rappresentavano come San Marino. Italiane anche quindi, loro, perché San Marino certo. È dentro all'Italia. Certo. E diciamo cui, da dove arrivano. Vabbè, ci sono due ragazze romagnole, una pugliese. Una pugliese, una di San Marino, tre romagnole, tre perché romagnole. San Marino la consideriamo okay. Romagnola, una di Pisa, quindi una toscana, una pugliese, tre romagnole. Presentali tu, guarda, qui. Le presento io? Sì. Dai, facciamole presentare sì. A loro. No, si no, può? No, prego, dai. Allora. Dalle vocine di Castrocaro. Dalle vocine di Castrocaro. Ho questo onore, sono sì. Perfino imbarazzata. Prego. Allora, da Cervia, Sara Dall'Olio. Sì, poi? La prima. Arianna, sta guardando la telecamera. Arianna Ulivi Galeata di Forlì. Sì. Poi Anita Simoncini è la sammarinese, sì. Greta Doveri Buti Pisa, sì. Raffaella, mi sfugge. Vabbè, Raffaella dalla Puglia. Raffaella Perniola da Palagiano, Taranto. Di Taranto, salutiamo Puglia. Anche gli amici mi dalle sono imbarazzata. Ma loro scusate, sono ragazze, le... Scusate, non c'è problema. Sono le Peppermints. Peppermints, wow. A tambur battente, show! Share.
can take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live half a life, and now you want me one more time. And who do you think you are, running around leaving scars, collecting your tar of eyes and tearing love apart? You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me, don't come back at all. And who do you think you are? Cette jour et nuit, cette terre n'est pas née d'un jour pluie. Il vient de ce loin que je viens, traîné par 5000 musiciens. Un jour cette terre me rendra folle, son voix j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait les coups doux, souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme un drôle d'erreur, cet air qui sait tout par corps. All by myself, don't wanna be all by myself. Può sembrare strano, ma sono con te. Non esiste niente che ti possa trattenere fino in fondo. E il mondo si colora di un verde che consola. Chi guida questo gioco non pensa che a sé,
o forse troppo preso dalle storie di un futuro che va lento, ma un vento che non vola, non dice una parola. E prendila, scrivila, vivi per me, che non sono stato in grado di volare come te. Allora ancora, ti prego, prova ancora. Ora tocca a me, ora tocca a me. Voglio guardarmi nel profondo degli occhi e sperare di vedere dentro un riflesso di te. Ma ora tocca a me, ora tocca a me. Voglio provarci e che nessuno mi tocchi, per capire se potrò sognare ancora un po'. Manda i dubbi in cielo e pensa un po' a te, sfida questo tempo che livella tutti quanti troppo in fretta. Ognuno guarda fuori, non vede i suoi errori e lasciali perdere, fallo per me, che non sono stato in grado di volare come te. Allora ancora, ti prego, prova ancora. Ora tocca a me, ora tocca a me. Voglio guardarmi nel profondo degli occhi e sperare di vedere dentro un riflesso di te. Ma ora tocca a me, ora tocca a me. Voglio provarci e che nessuno mi tocchi, non mi servirà nessuna scusa. D'ora in poi sarò sincero, è ora di imparare a vivere. Se ancora non è chiaro, è solo questione di abitudine e cominciare a esistere per continuare ad esistere. Tocca a me, ora tocca a me. Voglio guardarmi nel profondo degli occhi e sperare di vedere dentro un riflesso di te. Ma ora tocca a me, ora tocca a me. Voglio provarci e che nessuno mi tocchi, per capire se potrò sognare ancora un po'. Ancora un po'. Ma che meraviglia, Silver! Grazie. Silver, come dico, Silver. Lo sai che Silver, Silver è arrivato, sì, quarto, sì, nell'edizione del 2009 di, certo, X-Factor. Che lo so. Sì, esatto. Ci conosciamo ormai da tanto. Da tanto bene, non so adesso, 40 anni. 40 anni. 40 anni. Ma lo sai che è stato anche che? A Domenica Inn? Sì. Furia è stata una bella esperienza. Domenica Inn con Mal mi ha dato la possibilità, sì, Furia, di incontrare. Hai cantato Furia? No, Furia no. Furia non è stata. Prova a accennarlo un attimo. Io devo, sì, accennarla. Furia il cavallo del West. Devo farla col suo, sì, accento. Furia cavallo del West. Non sono un caffè per mantenere il suo pelo. Ma lui è figlio di Mal. Io sono figlio. Ma sai cosa mi ha detto Mal? Posso dirti questa, sì, cosa? Che tu sia un po' inglese, un po' inglese. Ce l'ho un po', sì. Silver, ho scelto te perché bisognava sceglierci, no? Sì. Ho scelto te perché mi ricordi me quando ero piccolo. Questo piccolo è uno dei più grandi, quando ero giovane. Sì, sì. Giovani. Ragazzi, è 50 anni che in Italia non parla ancora l'italiano. Comunque, però vai, è quindi uno dei complimenti migliori, sì, che abbia mai ricevuto, vabbè, in vita, sì, mia. Perché comunque Mal, no, è un figo, scusa, no, di quelli giusti. No, comunque, no, aspetta, sì, cioè, tu adesso mi hai rubato la battuta. L'abbiamo preparata per mesi e mi hai rubato la battuta. Io adesso ti dovevo dire, ma sai che Mal è... cuccava molto quando era giovane. E vedi, ci avrò preso qualcosa io da Mal. Grande Silver. Allora, dopo poi arriverà un altro personaggio, sempre internazionale. Questo, infatti, è un signore che io so che tu sei, e non sto scherzando, una sua fan. Sì, mi piace moltissimo. Ecco, non lui vedo l'ora, scrive canzoni d'amore, ha vinto un festival di Sanremo, scrive canzoni per i bambini. Canta anche molto bene. Beh, sì, certo. Direttore dell'Antoniano, Ambrogino, insomma, tantissime cose. Però
però tu so abbiamo che volevi... fatto la descrizione senza dire il nome, perché poi è una sorpresa. Dopo. No, tu volevi sapere della mia giacca. No, ma infatti dietro le quinte ti chiedevo, ma che cos'è questa? Che cos'è? Anche perché è piuttosto rigida. Tu devi sapere che a Russi, qui nella famosa città di Russi, c'è un signore che si chiama Gianni, che si è inventato un museo unico al mondo. Amici, dove siete? Unico al mondo. I libri mai visti. Quindi c'è il libro più piccolo, quello più grande. E questo qui è un libro, queste sono poesie scritte su giacca. Beh, un pezzo unico, eh. Vuoi scrivere, vuoi leggere una poesia? Sono ma vediamo, pezzi, dicono pezzi... che porti fortuna, ho letto solo questa. Basta così. Fantastico. Senti Alberto, io sono, cioè, giusto che gli amici a casa sappiano, io credo fortemente in Gesù. Quindi tu non credi, cioè io voglio sapere tu. Ecco, questa è una domanda interessante che hai fatto prima. Facciamo qualche esempio. Quando io vediamo un bambino in un ospedale malato di leucemia e che probabilmente morirà, e diciamo non è giusto, oppure vediamo una donna venduta, schiavizzata, stuprata, e diciamo non è giusto, vediamo le guerre, il sangue, e diciamo non è giusto, deve essere diverso. Ecco, tutte queste persone, se lo dicono sul serio, credono in Dio, vedono un mondo diverso, presuppongono un mondo diverso. Io non posso lamentarmi, indignarmi, adirarmi per tutti questi mali che vediamo tutti i giorni nella nostra vita, se non in qualche modo perché spero, penso, ho la speranza, ho la fede che ci possa essere un mondo diverso. Questo è credere in Dio. Poi è chiaro che già ci mettessimo a discutere tu come pensi Dio, io come penso Dio, anche il suo stesso Gesù. Pensa quante confessioni ci sono cristiane. Vero, c'è la cristiana cattolica, c'è la cristiana protestante, c'è la cristiana ortodossa. Ecco, quindi allora lì entriamo nel discorso che purtroppo poi ognuno pensa, ed è questo il problema, per questo senza dogmi, ognuno pensa che la sua religione sia quella vera, la rivelazione avuta da lui sia l'unica. Invece no, è che appunto alla base di tutti c'è questo nostro anelito verso... se vuoi un Dio, verso una realtà diversa, che è quella che sta alla base di tutti e che secondo me dovrebbe favorire la comunicazione, il dialogo fra le varie religioni e non il conflitto. Senti Roberto, tu insegni storia della filosofia contemporanea presso l'Università D'Annunzio di Chieti, Pescara. Anche se sono genovese. Anche se sei genovese. E presso l'Università Telematica Leonardo da Vinci. E poi hai scritto anche Angoscia, giusto? Certo. Poi sofferenze e suicidio. Sì, e i miei amici napoletani dicono che io porto un po' sfiga perché tratto temi piuttosto, mi sono occupato appunto di angoscia, suicidio, di morte, di noia. L'ha detto lei. Infatti. Però secondo me questi sono alcuni dei mali di cui soffrono le persone nella nostra realtà occidentale. Cioè noi non soffriamo più tanto dei mali, per fortuna, anche se i tempi oggi non sono così buoni e così felici, di fame o di altre cose, le guerre, a parte qualche episodio, noi non le viviamo più da tempo. Noi viviamo di altri mali. I mali che appunto vengono espressi da queste forme, diciamo, di malessere, di non stare bene, che sono appunto la noia profonda, che sono la depressione, che sono l'angoscia e che portano appunto al suicidio, che non sappiamo, tra l'altro tra i giovani, è la seconda causa di morte, perché oltre dopo quella degli incidenti stradali è il suicidio una delle cause di morte. Senti Roberto, chi è che ha detto per trovare Dio bisogna eliminare il male? Adesso... chi l'abbia detto è un tema centrale, perché se c'è Dio è in qualche modo perché c'è il male, le due cose in qualche modo si rimandano, non solo perché se io non avessi l'idea di una realtà buona, di una realtà perfetta, non avrei senso del male. L'animale non ha il senso del male, perché non ha un'apertura verso un'idea di bene. No? Io posso avere, giudicare qualcosa di sbagliato, pensa anche al tema dell'ingiustizia, perché ho un'idea in fondo di giustizia. No? E quindi ecco che le religioni sono da sempre state una delle risposte classiche ai temi dell'esistenza del male nel mondo, nelle varie forme in cui questo male si può presentare. Ci sono fedi ovviamente anche secolari, che cercano di dare una risposta a questo tema,
in via non strettamente religiosa, ma in via secolare, però tutte sono mosse da questa in qualche modo fede, speranza di costruire un mondo diverso. Questa è fede in Dio, se vuoi, perché è fede in una realtà profondamente diversa da quella che conosciamo. Ertilia, so che tu vuoi fare una domanda, io però non ho capito a chi, se alla signora... No, perché parlavamo di questi disagi, di questi problemi un po' moderni che fanno parte della società occidentale, e a fianco abbiamo la nostra Rosalba, che sicuramente ne ha letti tantissimi. Si può, insomma, dar ragione naturalmente allo scrittore dicendo che a volte si possono ingigantire dei problemi, possono diventare delle cose enormi che poi portano alle conseguenze di cui abbiamo parlato? Assolutamente sì. C'è molta superficialità nell'affrontare il problema e c'è molta esagerazione nell'esporlo, secondo me. Nel senso che le nuove realtà dei social network, quindi Facebook, Twitter, hanno proposto un nuovo modello di conoscenza, no? Quindi tra uomo e donna c'è uno scambio molto diverso da quello che c'era 20-30 anni fa, quindi epistolare o comunque conoscenza diretta. E quindi magari anche solo una frase postata male su Facebook può divenire un disagio per una persona. Di conseguenza viene ingigantita questa cosa, perché non si ha mai il contatto diretto con la persona stessa con cui l'ha detto. Perché è molto importante quando... Vedo che il professore annuisce. È molto importante quando una persona dice una frase o comunque pronuncia una frase in un contesto, il tono della voce, il guardarsi in faccia, il tatto, quindi il dirlo in una certa maniera, che può cambiare il senso della frase, e può sicuramente cambiare il senso della frase. Quindi questo può ingigantire il problema che uno si pone. Quindi da lì derivano tanti malintesi che ci possono essere oggigiorno tra uomo e donna. Io parlo. Ma nella posta del cuore ci saranno anche... Aspetta, dopo lo fai dopo. Sì. Dopo. Allora, adesso arriva il tuo idolo. Sì. Tu devi sapere, cara Ertilia, che lui nel 94, sotto consiglio di Maria Perego, sai chi è? Maria Perego è colei che ha inventato Topo Gigio. Tu l'hai visto Topo Gigio? Beh, sì. E disse: ma perché non scrivi una canzone per lo Zecchino d'Oro? Beh, poi dopo racconteremo la sua storia, perché verrà ospite anche nelle prossime settimane. Lui ha vinto anche Sanremo. E scrisse questa canzone, Goccia dopo Goccia, che partecipò lo Zecchino e fu adottata dall'UNICEF come la canzone bandiera dell'UNICEF. Pensa un po'. Però questa sera vuole dedicare a tutti voi a casa, e in particolare a te, Ertilia, che sei una sua fan, una canzone legata all'argomento, all'amore, a Dio. Vuoi dirlo tu? Lo presentiamo? Sì. Franco Fasano. Eccolo qua. Dovevo comprare e tenti l'italiano che tu sai. Sei fermo lì, due stelle bianche come il latte, gli occhi tuoi. L'Africa non è lontana, l'anima non ha un colore, grida ancora la savana. Questa città, da fratello a fratello, dal mio cuore al tuo cuore, se la pelle è diversa non facciamo l'errore di parlare di razze come con gli animali, di pensare sbagliando di non essere uguali, bianco e nero è più bello, da fratello a fratello. Sentirsi differenti, non esiste la ragione, e ora che tu vivi in città, da fratello a fratello, non facciamo l'errore, non lasciamo che accada di
fratello a fratello. Come con gli animali, di pensare sbagliando di non essere uno. Da fratello a fratello, dal tuo cuore al mio cuore, se la pelle è diversa non facciamo l'errore di parlare di razze come con gli animali, di pensare sbagliando di non essere uno. Da fratello a fratello. Di quello che non ti ho mai detto dentro me, mi sfuggi sempre se mi vedi piangere, tu non ti accorgi più di me. Sentimi, guardami, non siamo adesso insieme. Gioca pure se lo vuoi, da sola io sto bene. The Peppermints. Daniele, sì. Ma sai che con questa canzone che ci hanno fatto ascoltare, con quegli occhi puoi dire ciò che vuoi, sì. Hanno raggiunto 50 sì. milioni di visualizzazioni 50 sul milioni. Web in soli 2 mesi. 50.000. Cioè tu hai un po' esagerato. Vabbè, sì, artigli. Vabbè, arriveremo a 50 milioni. Fantastico. 50 milioni. Signore, un applauso Artiglia. Ma così, sarebbe una cosa Artiglia, tipo, che fantastico. So, Lady Gaga. Fantastico. No, ricordiamo anche che l'autore è Luca Medri, che tra l'altro te li ricordi, Coracanè, Sanremo, insomma, è un grandissimo autore, un grandissimo e si sente, musicista. Si sente. Da 50 milioni. Da 50 milioni. In futuro. Oh, ma chi vedo in prima fila? Chi vedo? Tu devi sapere che lei è stata sì. colei che ha inventato insieme con Corrado Domenica In, la prima Domenica In. E la domenica pomeriggio lei faceva
la sigla iniziale, la sigla di chiusura, ballava, cantava. 20 milioni di ascoltatori, teleascoltatori. Stavolta sono sì, milioni. Signori, Dora Moroni in prima fila, che meraviglia! E vicina a Dora Moroni, Umberta Conti, la direttrice artistica dell'Istituto Ramazzini, che si occupa di ricerca contro il cancro. Sapevi? Allora, adesso torniamo invece. Ah no, c'è. Che cosa? C'è un tuo. Chi? Con regionale? Con regionale. Ho indovinato? Sì. È abbastanza alto? È abbastanza alto, sì. È anche abbastanza voluminoso. Lo facciamo entrare? Lo facciamo entrare, perché anche lui ha detto, Luca Medri mi ha preparato una canzone anche per me. Davvero? Quindi anche lui vuole dare lo zecchino d'oro. Ha detto che... Signori! Buonasera! Il grande! Fiorillo! Ecco, vuoi dare lo zecchino d'oro? Vorrei andare allo zecchino d'oro, ma i bambini poi hanno paura. Cioè, perché? Mi vedono così. E Luca Medri ti ha... Mi ha scritto una canzone. Questa canzone. No, questa è una canzone, una macchietta napoletana scritta da Armando Gil negli anni 40. Ah, ok, ma ho capito. Si chiama Attenti alle donne. Attenti alle donne. Signora... Quindi, insomma, okay. stai attento. Ah, ok. Attento. Vai! Attenti alle donne. Attenti a Artiglia. Quando una femmina mi viene a dicere t'ha già lassato un po' dura st'amore inutile, io so filosofo, mi metto a ridere o saccia già che non lo fa manca si accidere, che la donna con baci e promesse fa ogni cosa nel proprio interesse. E femmina si chiagnano ci vanno a ravuglia, e quando ci disprezzano ci vanno più a cattà. Quando so scema l'uomo che non sanno capì, si norisce una femmina, allora ritta sì. Segui una giovane piuttosto eccentrica, la senti dire, la vuol finir di farlo stupido. Qui c'è un equivoco, sono serie, le voglio offrire un posticino nella mia macchina. Senza macchine più non ragiona, la ragazza con te si abbandona. O se ne veno cinema, po' vena strafuga, e dopo tutta languida se lascia accompagnà. È giunta a casa l'undici, confida alla mamma. Mamma, ho trovato un gioiello, più gioiello di papà. Se l'uomo è timido, piuttosto ingenuo, la donna sa com'ha da fa po' poter cogliere. Tu che è difficile, pace impossibile, vieni a parlare con la mamma e si può concludere. C'ho la casa, il corredo e lo zio, Casimoro, ogni cosa è domia. E il povero Saverio quando è salito su, correte casa e lasciate, non trova niente più. E restano a suo carico la moglie e la mamma, e tre fratelli piccoli che hai saltato a magna. E che se sono che femmine c'è sta poca pazzia, ta vodano, ta girano, ta sanno babuggia. Io do un consiglio ai giovani quando sanno ammuglia, che c'è sta tutta a perdere e niente a guadagnare. A Tambur Battente Show, Dardari Corporation. Aspetta, ma dove va? Uno dei film più belli che io ho visto. Qual è? È stato
non verso il nord, verso... Ah, Benvenuti al Sud. Benvenuti al Sud, bellissimo. Di Luca Miniero. No, al nord non mi è piaciuto. Al nord io non c'ero, mi hanno rimasto a Napoli. Sì, tu... Forse per questo m'hanno lasciato là, non m'hanno fatto parte. Sei stato un protagonista, invece Benvenuti al Sud. Cioè, protagonista. Vabbè, non insomma, esageriamo. Attore, diciamo. Un ruolo così, un ruolo, marginale. Insomma, ma che marginale, io me lo volete me lo ripetere ricordo. Quella scena, voi due? La vogliamo fare? Sì. Tu te la ricordi? Lui è Siani? No, era Bisio. Bisio, io però non sono pelato. E vabbè, vogliamo fare il professore. Professore, venga professore. Lei fa Bisio, venga. Da Chieti. Stia, no, perché professore, venga, mi scusi, professore. Non ricordo bene la... No, vabbè, ma no, guarda che Benvenuti al Sud. Professore, è come se io stessi al primo piano e lui al citofono. Una lo stesso ragionamento. Una allora, la scena guardi, possiamo perdere un chiediamo minuto. Chiediamo scusa professore alla cultura, prego. Sì, un minuto lo possiamo prego. Perdere. Allora, la scena era questa. Benvenuti al Sud. Benvenuti al Sud, a un certo punto c'era una specie di litigio e Alessandro Siani rompeva una motocicletta pensando che fosse quella dell'amante della sua fidanzata. Invece la motocicletta era mia, io uscivo e la parte del direttore della posta era Claudio Bisi, diceva non si preoccupi, mi assumo io la responsabilità. No, c'ho già il microfono. Come? Ripeto. Non si preoccupi, mi assumo io la responsabilità. Allora, fai pure il Chuck, dai, fai pure il Chuck. Chuck? Chuck. Non si preoccupi. Non si preoccupi, mi assumo io la responsabilità. Usciva questo omone di 2 metri, arrivava e diceva, Tarunghia responsabilità. C'era questo schiaffone esagerato. Che parlava al professore. Poi cadeva, c'erano le 5 dita, poi insomma, tutte fantastico. Queste cose carine. Fantastico. Oh, adesso no, rimanga perché adesso il professore ormai... Io vado via. No, aspetta, dobbiamo lanciare Orogel. Vediamolo un po'. Orogel, fantastico. Dai nostri campi, contorni ricchi e generosi, circondati di attenzioni. Fogliotto, tricolore, verdure campagnole, leggerezza, misto benessere. Gli unici contorni che non fanno solo da contorno. Orogel, buono per natura. Cara Ertilia, allora cari amici che siete a casa, anche questa puntata è sul tramonto, finire, sta per finire, tramonto. Però noi ci vedremo la prossima settimana, sempre in vostra compagnia. Ringraziamo ancora gli 80 editori italiani e i 40 editori esteri, Nicola, Mauro, Marino. Però so che tu devi fare una domanda. Ma infatti, perché ero molto curiosa anche per il successo delle ragazze e di queste vocine di Castrocaro, ma per portare così in alto il nome di questo concorso ci sono collaborazioni importanti, magari. Grazie, ti ringrazio moltissimo per la domanda, perché mi fai ricordare tutti i miei collaboratori, perché effettivamente da soli non si va da nessuna parte. Devo ringraziare in primis, e ti faccio un elenco breve, Maurizio Seimandi, che fa il parte, mitico Maurizio, il mitico Telegattone, Super Classifica Show, fa parte dello staff di Vocine. Poi ci sono, allora, una caratteristica molto importante di questo concorso è anche la formazione, quindi non c'è solo il momento di canto, la selezione, ci sono anche dei momenti con degli insegnanti, dei momenti con dei docenti molto preparati, abituati a lavorare con bambini e ragazzini tutto l'anno, quindi non è assolutamente niente di improvvisato, quindi ci sono delle giornate formative con dei bravissimi docenti, fra i quali Monica Magnani, che ha fatto Ti lascio una canzone, The Voice, quindi persone molto qualificate e molto preparate. C'è Serena Penso, Manuel Cilio, ci sono docenti in gamba che fanno formazione e selezione. Con i a presto su questa rete, le vocine di Castrocaro. Oh, noi siamo in chiusura, ringraziamo allora Francesco Dardari, Thomas Tassinari, poi nelle prossime puntate eventualmente vogliamo anche ringraziare i cameraman e tutti i tecnici, che sono tantissimi, perché tu sai che qui è tutto live, non c'è nulla di registrato. Ecco, poi ringraziamo Maria Teresa Lanzetti, ringraziamo Antonella e ringraziamo Maria Rosa Postorino. Ertilia, siamo in chiusura, li presenti? Ci siamo, li presentiamo subito. Sì. Il New Country dei Crazy Bulls. Salutiamo anche gli amici, gli italiani all'estero. Che meraviglia, ragazzi. Alla prossima. Vai, Ertilia, ti voglio vedere ballare. Driving down alone, heading fast to my destination. I'm just nodding around, gotta make it by 10. Heal me when I'm home, baby, I will give you satisfaction. Doing well, gonna pass the den, I'll follow the right direction. And I'm coming home to you, driving faster in my pickup.
so I'm getting closer to you. And I mustn't ruin my makeup. Put the gear, got it clear. You're my main attraction. I'll be sure to be living up to your expectation. My destination, I'm just turning around and I've made it by 10. Heal me now, I'm home, baby, I will give you satisfaction. You can tell I love the smell and I follow the right direction. And I'm coming home to you, driving faster in my pickup. Then I'm getting closer to you and I haven't ruined my makeup. With no fear, it's so clear, you're my main attraction. And I'll be sure you'll be living it up to my expectation. Hold me.